Eccoci qui ancora una volta davanti alla Cattedrale di Cremona. Torniamo nel Rinascimento cremonese e proseguiamo nella scoperta di tanti piccoli messaggi iscritti su alcuni cartigli che vengono srotolati all'interno della nostra cattedrale da misteriosi personaggi. Sto parlando dei cosiddetti 30 tondi raffiguranti i presunti profeti della Cattedrale di Cremona, che sono affrescati al di sotto dei grandi dipinti che rappresentano le storie della Vergine di Cristo, che rendono la nostra cattedrale tanto famosa. Ricordate la loro storia spezzata? I primi sei erano stati introdotti da Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, nel 1520, al di sotto dei suoi affreschi. Ricordate l'accento particolare posto sull'innocenza di Cristo, che veniva ritratto come una vittima sacrificale messa a morte da una comunità di empi e di malvagi che avevamo riconosciuto nella comunità giudaica. Avevamo quindi rintracciato in questi primi profeti una vena antisemita che era da collegare storicamente ad un conflitto storico, sociale, economico, politico che era scoppiato qui a Cremona in quegli anni tra la comunità giudaica appunto e l'oligarchia cittadina che era ben rappresentata nella fabbriceria dell'uomo che presiedeva i lavori in cattedrale. Avevamo poi iniziato a scoprire la storia dei restanti 24 profeti, una storia che invece risale al 1573 quando vengono registrati dei pagamenti a Vincenzo Campi, Cristoforo Magnani e Francesco Somenzi proprio per andare a ultimare questa grande serie. E avevamo cominciato quindi a scoprire i messaggi che erano stati di volta in volta scelti e scritti per potersi collegare ai grandi episodi, alle grandi scene che avvenivano appunto al di sopra. Proseguiamo quindi in questo straordinario viaggio. Andiamo a scoprire gli altri profeti che cosa hanno da raccontarci. Riprendiamo la storia da dove l'abbiamo interrotta. Incontriamo un nuovo pittore dei primi del Cinquecento, che è Gianfrancesco Bembo, che ci realizza l'adorazione dei magi e la presentazione al Tempio. Al di sotto, nel 1573, due personaggi cosiddetti profeti dipinti ci riportano alcune parole. Sotto l'adorazione dei magi troviamo una citazione dal Salmo 71 che viene attribuito a Salomone e che forse spiegherebbe la presenza di questo personaggio maschile coronato. In queste parole, in questo brano del Salmo 71, viene delineata la figura di un re ideale caratterizzato dalla ricerca della pace e del perseguimento della verità, e che è un re ideale che viene accostato e viene accompagnato dalla presenza divina e dal suo favore, che gli garantisce appunto stabilità e prosperità. Chiaramente questo ritratto di un re ideale viene in qualche modo a creare un ponte tra Antico e Nuovo Testamento in una sorta di orizzonte messianico, perché chiaramente vediamo i grandi saggi e re del passato che si inchinano davanti al bambino Gesù appena nato. Accanto, sotto la scena della presentazione al Tempio, invece, vediamo un personaggio le cui parole sono tratte invece dal Vangelo di Luca, e ancora una volta si presentano quindi con una cronaca, una sorta di testimonianza del presente, di ciò che sta accadendo al di sopra, perché si tratta delle parole che Simeone aveva pronunciato alla Vergine Maria nel momento in cui aveva portato Gesù bambino al Tempio. Ecco, egli è posto qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. Vi è quindi, dicevo, una connessione diretta tra quanto accade nell'episodio affrescato da Gianfrancesco Bembo e nelle parole riportate appunto dalla figura profetica al di sotto. Questo tondo è attribuito a un artista di nome Francesco Somenzo o Somenzi. Mi piacerebbe raccontarvi qualcosa su questa figura, ma la verità è che non abbiamo praticamente notizie su di lui. L'unico dato documentario che abbiamo a disposizione ad oggi è proprio questa piccola commissione all'interno della nostra cattedrale di Cremona, e lo sforzo della critica è andato nella direzione semplicemente di attribuire a lui alcune figure piuttosto che altre, e
a lui sembrano attribuibili appunto le figure profetiche più semplificate e corsive. Il motivo per cui Boccaccio Boccaccino si mette in discussione è presto detto. Nell'arcone di fianco, che sarebbe il quinto arcone che noi dobbiamo andare a descrivere, inizia a lavorare tra il 1515 e il 1516 Gianfrancesco Bembo. Quindi cominciamo ad avere la presenza di due artisti sostanzialmente in contemporanea. Le motivazioni di questa scelta, le abbiamo già accennate prima, potevano anche essere legate alle necessità tempistiche da parte della fabbriceria e quindi dei massari di avere una decorazione che potesse procedere in maniera anche più spedita per non lasciare troppo tempo per poter poi svelare il risultato finale. In più c'è però anche un'attenzione alla modernità e infatti Gianfrancesco Bembo risulta essere un pittore modernissimo, una perfetta sintesi tra l'arte del sud, quella romana, quella di Raffaello, quella di Michelangelo, quella di Leonardo, quindi tra il centro, il sud e poi successivamente anche con innesti veneziani che aprono però il mondo al nord Europa con le stampe e i lavori di Albert Dürer. Di conseguenza Boccaccio Boccaccino si sente stimolato da questa novità, non solo da un punto di vista stilistico, ma molto probabilmente anche per la necessità di dover mantenere comunque un suo status all'interno del cantiere stesso. Però Gianfrancesco Bembo, di cui analizziamo adesso le opere, poteva risultare forse un po' troppo moderno e questo spiega quello che accade successivamente. I due quadri rappresentati nel quinto arcone da parte di Gianfrancesco Bembo rappresentano quindi l'adorazione dei magi e la presentazione al Tempio di Gesù. Nella raffigurazione dell'adorazione dei magi noi troviamo l'artista che abbiamo definito novativo, innovatore, sintesi tra il mondo centro italiano e nord europeo, alle prese anche con una continuità classicheggiante nell'utilizzo delle architetture. Questo vale anche per la successiva scena della presentazione al Tempio, dove la classicità in senso architettonico è il fondamento e la base per la costruzione dello spazio. Ma all'interno poi di queste strutture definite classicheggianti si muovono con estrema libertà tantissimi personaggi. Allora noi capiamo anche il confronto che Boccaccio Boccaccino, la pressione che Boccaccio Boccaccino doveva sentire nel lavorare al suo arcone affiancato esattamente a quello in cui stava lavorando, aveva lavorato Gianfrancesco Bembo. Analizzando quindi l'immagine dell'adorazione dei magi, noi troviamo questa estrema libertà di movimento, ma è anche estrema libertà nella rappresentazione dei personaggi. E qui apriamo il discorso dell'anticlassico. E l'estrema libertà si trasforma anche nell'uso delle linee per la definizione delle figure e specialmente per i volti, con elementi che diventano anche di carattere caricaturale. L'esempio sono proprio i volti dei tre magi che portano nella loro definizione anche elementi di caricaturalità, di fisionomica anche abbastanza marcata, che deriva proprio dall'analisi, dallo studio anche delle stampe nord europee, ma anche dall'analisi di alcuni profili e di alcune figure di stampo italiano. In più volevo far notare in questa immagine anche l'estrema libertà nel movimento di questi personaggi nel confrontarsi con la figura del bambino, arrivando a definire qualcosa di teologicamente e didatticamente molto importante e allo stesso tempo significativo. Questi magi che si mettono in dialogo con il bambino che avevano trovato dopo aver seguito la stella che si trova nella parte superiore sinistra dell'immagine, non sono tutti nella stessa posizione, ma ne troviamo uno in piedi, uno inginocchiato e uno praticamente sdraiato.
a rappresentare anche tre diverse modalità con le quali l'umanità si rapporta al nuovo Dio rivelato e venuto sulla terra. Per quello in piedi c'è la simbologia dell'umanità che si pone comunque superiore a Dio, in quello inginocchiato l'umanità che riconosce Dio, pur riconoscendo Dio, si pone in uguaglianza, quindi in un rapporto paritario con Dio. Il terzo, invece, inginocchiato praticamente a terra, rappresenta l'umanità che si dimostra totalmente ossequiosa nei confronti del nuovo Dio rivelato e disposta poi a seguirlo fino in fondo. Questa scelta sulla movimentazione, anche sulla caricaturalità, sulla linearità dei volti e sull'analisi si trova quindi anche nella successiva scena della presentazione al Tempio, nel quale emergono anche elementi realistici come dei ritratti di personaggi contemporanei o anche la notazione naturalistica della presenza del cagnolino, anche simbolo di fedeltà, quindi una fedeltà, la presentazione al Tempio tra Dio e l'uomo, che si rinnova e si rivela anche lei con l'avvento e la venuta di Dio in terra. Egipto vocavi filium meum, ossia dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Queste sono le parole che noi possiamo leggere al di sotto del dipinto di Altobello Melone raffigurante appunto la fuga in Egitto. Ma non sono parole del Vangelo, o meglio, sono parole che troviamo sì nel Vangelo di Matteo, ma che sono riprese da quanto il profeta Osea aveva scritto nell'Antico Testamento. Ecco quindi che la concordanza in questo caso tra Antico e Nuovo Testamento è già espressa all'interno delle Sacre Scritture. Il fatto che Gesù bambino venga chiamato dall'Egitto, secondo il Vangelo, dopo essere scampato da una persecuzione, crea un rimando, un collegamento con la vicenda del patriarca Mosè. Anch'egli è salvato e sottratto alla violenza del dominatore straniero proprio per guidare il popolo di Israele fuori dall'Egitto. Quindi, in questo rapporto di prefigurazione cristologica, Mosè andava a incarnare la figura di Cristo e la figura di Cristo si rinforza come Messia, come inviato da Dio a salvare appunto il popolo di Israele, ma anche tutte le genti. A questo punto direi, signori, apriamo gli occhi, perché da questo profeta in poi è evidente un bel salto di qualità in termini di realizzazione pittorica, e infatti ci troviamo probabilmente di fronte ai personaggi dipinti da Vincenzo Campi. Nel pennacchio di destra dello stesso arcone vediamo un profeta, o un presunto tale, che srotola un cartiglio al di sotto dell'affresco sempre di Altobello Melone raffigurante la strage degli innocenti. Questo cartiglio recita una frase in latino, vox in rama audita est, ploratus et ululatus multus, che significa un grido in rama è stato udito, un pianto e un lamento grande, ed è praticamente il pianto di Rachele, madre degli israeliti, per la deportazione a Babilonia, ed è un'immagine che è stata costruita all'interno degli scritti del profeta Geremia. Ma già anche in questo caso, come nel caso precedente, era stata ripresa questa citazione già nel Vangelo di Matteo, quando l'Evangelista appunto raccontava la strage degli innocenti.
Ma questo, se ben ricordiamo, non sarà e non è l'unico Geremia presente in tutti i profeti della navata centrale dell'uomo di Cremona. Arriviamo quindi a questo punto a descrivere l'arcone, o meglio lo spazio, il quadro che si sviluppa dopo la zona occupata dall'organo. E qui ci aspetteremmo di trovare ancora l'attività di Gianfrancesco Bembo, perché questa grande ventata di novità e di modernità meritava molto probabilmente una riconferma, se non fosse probabilmente risultato troppo innovativo all'interno di un contesto che comunque doveva mantenere una certa continuità anche nella classicità. E quindi un anticlassicismo come quello proposto dal Bembo poteva anche essere messo in discussione. Ma ancora, per la scelta dell'artista che arriva ad operare in questo nuovo spazio, la fabbriceria e quindi Massari dimostrano attenzione alle novità. Attenzione alle novità e attenzione alle tecniche e attenzione anche alla cassa. Infatti non viene più scelto il Bembo, ma non viene neanche richiamato il Boccaccino. Troviamo l'inizio dell'opera di Altobello Melone, che avevamo già citato nei primi passi di scoperta della navata centrale nella sua fase decorativa come coadiuvante, aiutante in società con Boccaccio Boccaccino. Società presto sciolta, ma l'Altobello Melone nel frattempo si era fatto le ossa, arrivando quindi a rappresentare ancora un pittore innovativo, moderno, con la capacità comunque di avere anche un tono idilliaco e classico, adatto alle scene che vengono rappresentate, come quella della fuga in Egitto, e allo stesso tempo anche violento, dinamico, come accadrà invece nella strage degli innocenti, che ben si sposano con quelle che erano le esigenze che cercava in termini comunicativi e la fabbriceria stessa. E forse Altobello Melone aveva anche altri due pregi: una tecnica molto più rapida di esecuzione rispetto al Bembo e al Boccaccino, e forse la cosa più importante di tutti, costava molto meno. Le scene rappresentate quindi in questo arcone, le ricordiamo, sono quelle della fuga in Egitto e della strage degli innocenti. La fuga in Egitto segna sicuramente anche un contatto tra Altobello Melone e un altro pittore che troveremo successivamente impegnato in cattedrale, che è Gerolamo Romano, detto il Romanino, il quale avrà un ruolo anche sulla valutazione dell'opera di Altobello Melone, che una volta completata viene comunque sottoposta al giudizio di una sorta di commissione che ne valuta il valore finale, se adeguato fra l'altro a tutto quello che già esisteva e quindi adeguato anche al contesto nel quale questo si doveva inserire. La scena è una scena, quella della fuga in Egitto, che ha dei connotati che richiamano comunque le stampe nord europee, ambientati però in un paesaggio idilliaco che aprono comunque al mondo anche del nord Italia, come abbiamo già precedentemente indicato, anche tra l'Emilia, Ferrara. In questa scena si mischiano vari episodi del racconto della fuga in Egitto, la cui unica annotazione si trova nel Vangelo di Matteo ed è spiegata in pochissime righe. Se invece guardiamo la scena rappresentata da Altobello Melone, noi troviamo anche una annotazione sul realismo dei personaggi, come la figura di Giuseppe, che è rappresentato come una sorta di viandante pastore pellegrino. Troviamo la rappresentazione in primo piano delle bestie feroci che si inginocchiano davanti al bambino e alla Sacra Famiglia che passa nei territori dell'Egitto. Troviamo l'angelo che conduce la carovana e troviamo anche la rappresentazione della palma carica di datteri alla quale si sta distendendo, verso la quale si sta distendendo il bambino per coglierne i frutti. Senza entrare nello specifico, tutte queste sono annotazioni che derivano dai Vangeli apocrifi e che sono state utilizzate poi nel corso dei secoli per arricchire il racconto e la narrazione di una storia che di per sé, presa nuda e cruda dai Vangeli canonici, sarebbe decisamente molto scarna. Diverso invece è il discorso per il quadro successivo, nel quale Altobello Melone rappresenta la strage degli innocenti. Qui
abbiamo un passaggio da una scena idilliaca, quella della fuga in Egitto, ad una scena di inaudita violenza. C'è foga, c'è movimento, c'è sovrapposizione di corpi, ci sono linee diagonali che si intersecano tra di loro e c'è vorticosità. È una scena assolutamente drammatica. Ma il dramma è quello che incominciano a cercare anche i massari e che spiegherà anche le scelte che vengono fatte successivamente in merito agli artisti e alle richieste che vengono fatte, soprattutto per la parete che si trova di fronte a questa che stiamo analizzando, cioè la parete meridionale nella quale si inizierà a raccontare la passione. Ma già qui esplode la necessità di rappresentare anche la violenza umana, che però è una violenza umana che è culturalmente ben identificabile nella figura di Erode, che si trova sul lato destro della rappresentazione, e dei suoi consiglieri, in cui l'appartenenza alla comunità ebraica, alla società ebraica, viene sottolineata dalla caricaturalità dei volti. Una caricaturalità che spesso è meno fisionomica ma più votata al far emergere i tratti che possono far pensare alla cattiveria, segno di un progressivo mutato cambiamento anche di rapporti tra la comunità cremonese e la comunità ebraica al suo interno, la cui storia abbiamo brevemente delineato precedentemente. Per cui si cominciano a caricare queste immagini anche di contenuti di carattere politico che si coniugano a dei contenuti di carattere religioso, che raccontano anche quella che è la storia attuale che la città stava vivendo. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.